Allora, abbiamo l'ultimo contributo del Barcamp, che è Giovanni Bruno, studente di Ingegneria dell'Automazione alla Federico II di Napoli, e ci parlerà di Arduino, di alcuni progetti che sta portando avanti, un progettino che ha realizzato oggi in 10 minuti con Arduino, e niente, e alcune delle cose che già avete visto allo stand sopra. Salve, buon pomeriggio. Allora, ieri sera sono andato un attimo al mio negozio di fiducia di elettronica a comprare un paio di pile. Poi mi sono domandato perché non portare un qualcosa da fare in 10 minuti, giusto per far vedere magari ai passanti, allo stand, come funzionasse proprio Arduino. Ok, cambiamo un attimo. Metto un attimo lo split dello schermo. E comunque stavo dicendo... mi hanno consigliato, hanno detto, vedi, abbiamo questo integrato, si chiama LM35, grazie. Ah, okay. Si chiama LM35, non ne avevo mai sentito parlare prima, fino a stamattina. E diciamo che è stato facile, come poi vi farò vedere, capire sia il funzionamento, sia creare un'applicazione molto rapida di termometro, con Arduino, in circa 2 minuti. Dove sta? Ok. Siamo passati a deskin. Allora, prima cosa, generalmente quando si compra un circuito integrato è sempre quella di vedere il datasheet, come è fatto. Diciamo ci dice un sensore di temperatura, va bene. Più giù troviamo come è fatto il package. Benissimo, sappiamo quindi come si fa a collegare. Diciamo che abbiamo un pin di alimentazione, che è questo qui VS, abbiamo l'uscita analogica che è Vout e il GND. Ciò che è importante è sappiamo che ogni 10 millivolt abbiamo la lettura di un grado. Quindi abbiamo saputo questo. Andando cercando su internet, scrivendo semplicemente su Google Arduino e LM35, trovo il Playground, praticamente il sito arduino.cc ha una sezione learning. Nel learning praticamente ognuno può imparare come funzionano applicazioni semplici o molto diffuse con Arduino. La prima cosa che vediamo ci dice direttamente come si fa a avere il fattore di scala, quindi come poter collegare e avere la temperatura. Quindi non dobbiamo fare più niente, abbiamo finito, dobbiamo semplicemente fare il programma. Apriamo l'ambiente Arduino. Eccolo qua. Apriamo un nuovo sketch. Arduino praticamente ha questo ambiente molto semplice, basato su Processing, che è un linguaggio sviluppato da 2 studenti dell'MIT, nel 94, quindi probabilmente non hanno proprio pensato che potesse essere utilizzato un giorno da più di 10 milioni di utenti. E, comunque, iniziamo a vedere come si scrive. La prima cosa da fare è decidere su che scheda. Io qui ho portato un Arduino Mega, non so se si vede. Quindi selezioniamo l'Arduino Mega, può essere anche un ADK. L'ADK praticamente è una versione per Android di Arduino. E decidiamo la serial port, quindi praticamente attacchiamo questa scheda. Automaticamente riconoscerà dev, vabbè, ok. A questo punto collegare il sensore diventa semplice perché abbiamo l'ingresso analogico, che quello del Vout che abbiamo visto, lo mettiamo in un pin della parte analogica di Arduino e semplicemente prendiamo l'alimentazione di 5 volt, più o meno 5, direttamente dalla scheda. Quindi in effetti la parte di elettronica è ridotta al 100%, non dobbiamo fare più niente. Vediamo come si fa a scrivere un programma. Per prima cosa possiamo creare una variabile per far uscire il valore della temperatura. Quindi creiamo int...
E comunque, praticamente abbiamo creato una variabile sensor value. Sensor value praticamente sarà il valore che il sensore rileva. Adesso dichiariamo invece i pin. Non so chi ha mai utilizzato i PIC della Microchip, le schede della STM, altre piattaforme nel passato. Comunque, qui è molto semplice, basta semplicemente dichiarare il PIN, come se fosse praticamente un numero intero. Quindi, ad esempio, dichiariamo termometro. Lo chiamo termo. Uguale al PIN dove praticamente noi abbiamo inserito il termometro, quindi nel A11. A questo punto invochiamo la prima struttura base di Arduino, che è formata dal setup. Quindi dichiariamo int setup. Direttamente, per eliminare un poco di tempo inutile per spiegare tutte le parti, prendo direttamente il programma che già abbiamo fatto stamattina. Ok, quindi abbiamo int termometro uguale ad A1, ed è questo qui. Abbiamo dichiarato praticamente il pin analogico del termometro. Diciamo che c'era un'applicazione che prende la lampadina, si doveva accendere, una lampadina a 220 volt da 40 watt, si doveva accendere, e riscaldava praticamente il sensore e si staccava quando arrivava a circa 50 gradi. Adesso per ovviare sempre questo problema del tempo, eliminiamo la lampadina. Quindi facciamo soltanto la funzione di termometro. Allora, poi abbiamo questa variabile int sensor value, e poi abbiamo questa variabile int che poi ci servirà dopo per fare semplicemente una media dei valori letti. Allora, stavo dicendo, abbiamo questo void setup, è una funzione base di Arduino, serve per definire tutte le periferiche. Iniziamo con il serial.begin a 9600 di baud rate. Prende con questo costrutto possiamo aprire una comunicazione seriale tra il computer e l'Arduino. In questa maniera noi possiamo creare delle applicazioni che una parte esterna di elettronica comunica con il computer e viceversa. Quindi, diciamo, possiamo andare oltre ciò che potremmo immaginare a livello soltanto con un monitor o altro, portandolo praticamente sul mondo reale, con ad esempio collegando motori, sensori, quindi delle periferiche reali. Poi dichiariamo pin mode, termometro di input. Naturalmente la periferica del termometro è un input. A questo punto abbiamo definito praticamente le impostazioni di Arduino. Andiamo avanti e abbiamo prendendo quest'altro costrutto, loop. In questa maniera noi creiamo una sorta di ciclo idle che viene eseguito all'infinito. Vabbè, questa parte qui del sensor value e il ciclo for servono semplicemente per fare una media dell'acquisizione del valore del sensore. Facciamo 10 campionamenti. La cosa importante è questa qui, che è quella funzione che abbiamo visto prima sul sito Arduino, Playground. Cioè, praticamente noi leggiamo la temperatura, poi con una serie di passaggi di costanti per prodotti, abbiamo praticamente il valore in gradi Celsius. A questo punto, con serial print, abbiamo praticamente la stampa sul monitor seriale, che è questo ambiente qui, dei gradi Celsius rilevati. Attualmente c'è partito e ci dice che in questa stanza ci sono 23 gradi. Andando avanti, vabbè, qui c'era la parte sulla lampadina che non abbiamo considerato. Naturalmente, se io adesso tocco il sensore, essendo presente io più caldo, la temperatura è diminuita, è aumentata, ecco, 26. E quindi abbiamo presente, forse ho messo poco in cortocircuito, comunque si porterebbe presente a 30 gradi, 35 gradi. E con questo presente ho finito la parte sul termometro. Vabbè, comunque l'altra applicazione non l'ho fatto vedere, era semplicemente questo, cioè accendere una lampadina a 220 volt, stile con un'applicazione simile domotica. Scusa di aver fatto troppo tutto in fretta e incasinato, però. Grazie. No, il ritardo è cronico, comunque grazie Giovanni. E poi sicuramente Gianni sarà a vostra disposizione se avete desiderio di approfondire queste cose allo stand nell'atrio.